La scrittura di un libro è un viaggio senz'altro, e il viaggio è una fonte continua di ispirazione. Finire un libro è come tornare a casa da un viaggio, non è una sensazione del tutto felice, ecco, ti porti dietro dei ricordi molto belli, però c'è tanta nostalgia. Dal viaggio nasce la scrittura, nascono gli incontri, nasce una nuova possibilità di vita quando qualcosa è finito. Il mondo in cui abito io, la montagna, è un luogo bellissimo, ma in gran parte rovinato. C'è una poesia di Caproni che finisce con i versi «E come sarebbe bella senza l'uomo la terra?» E ci penso spesso anch'io. Quando si arriva sulla riva di un fiume, ecco, credo che ci siano due tipi di persone, quelle che si rivolgono verso valle, sono più attratte dal seguire il corso della corrente e vedere dove va il fiume. E invece ce ne sono altre, io sono tra questi, che sono proprio attratte dal monte, cioè il desiderio e la curiosità è vedere dove nasce. E questo per me è un guardare a monte che però ha anche a che fare con il futuro, non solo con il passato.